Vai. Buongiorno a tutti, direi di cominciare, ormai 10 minuti sono passati dall'orario previsto. Allora, innanzitutto visto che abbiamo anche qualche collega nuovo qui al tavolo, facciamo un giro di presentazioni veloce. Oltre a Fabrizio Tola, il regionale non è un collega, infatti lo sapete, SLC CGL che ci segue da un po' di tempo, abbiamo Silvana Flora e Michael Westrom per la Wilcom. Vabbè, io sono Giuseppe Rienzo, mi conoscete, come conosce Walter Proietti, e ormai conoscete già da tempo Grazia Appetito. Come a cinema, spegniamo i cellulari. Senza che lo prendeva. Allora, abbiamo convocato questa assemblea per darvi un ragguaglio sull'incontro del 4 marzo, in cui ci è stato rappresentata la delegazione RSU, un dettaglio di quello che già era stato anticipato alle segreterie nazionali per quanto riguarda la riorganizzazione di TIT. Oltre a una riorganizzazione interna che si è avuta con gli ordini di servizio di dicembre, che hanno portato, come avete visto, TIT, diciamo, sotto le dipendenze di Technology, e sulla quale non abbiamo avuto grossi ragguagli sulle novità che questo comporta, ci è stato anche illustrato queste decisioni aziendali di trasferire dei colleghi in Telecom, sia per alcuni ambiti ben precisi, come ad esempio la security o alcuni ambienti riguardanti network, e sia poi la richiesta di trasferire anche dei colleghi per delle attività che noi non seguiamo come TIT, che però andavano a internalizzare delle attività che finora in Telecom venivano svolte da personale esterno, e riguardano essenzialmente delle attività nell'ambito commerciale, di informatiche però nell'ambito commerciale. Allora, ora poi andiamo nei dettagli. Oltre a questo, ci è stato ribadito che le internalizzazioni che si avevano come obiettivo sono state raggiunte, e anzi a fine 2014 le internalizzazioni sono ben 583 FTE. Vi ricordate che i esuberi dichiarati erano 350, e quindi insomma l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto. In più, fino al 2017 mi sembra che si raggiungeva 700 unità. Sì. Quindi la situazione esuberi ad oggi sembra controllo secondo questi numeri. C'è anche però da dire che secondo il piano industriale che ci è stato presentato, abbiamo nell'arco di piano del triennio, quindi 2015-2017, una riduzione di budget che alla fine raggiunge circa il 30% dell'attuale, e questo ci preoccupa insomma notevolmente, insomma, perché una riduzione di budget di per sé, se non ci sono altri movimenti, sì, possiamo riuscire a assorbirla con maggiori internalizzazioni, con riduzione di personale esterno, però anche questo, come sapete, ha dei limiti, perché comunque è stato abbastanza, ci dicono, ridotto il personale esterno, potrebbe anche in seguito, non so, portare a nuovi esuberi. Questo è stato un qualcosa che ha lasciato aperto il nostro capo del personale come discorso. E questo l'ha portato anche come giustificazione del fatto che comunque allocare personale verso Telecom comporta una riduzione di personale, quindi visto che il budget si riduce, questo va in un certo senso anche a compensare la riduzione di budget. Questo da noi è stato criticato, come avete visto nei comunicati, perché questo sminuisce il ruolo di questa azienda,
Allora, noi come delegazione sindacale abbiamo sempre osteggiato la creazione di questa azienda, perché è stato creato un settore informatico che serve un solo cliente, che è Telecom, che direttamente collegato, quindi è dipendente per tariffe, per budget, dalle decisioni di Telecom Italia, quindi non è un'azienda secondo noi a tutti gli effetti autonoma, però nello stesso tempo si è voluto crearla, è stato detto che solo in questo modo si riescono a ridurre i costi, a vedere effettivamente quali sono i costi aziendali, e poi però nello stesso tempo poi si verificano questi fenomeni. Già avevamo dei settori informatici in Telecom che continuavano a operare per conto loro. Ora questa cosa viene proprio ribadita dall'azienda, perché alcune attività vengono riportate in Telecom, poi magari integrate, i colleghi possono integrare dettagliare queste informazioni, e in più ci abbiamo dei settori su cui noi non eravamo presenti, dove vengono prese solo persone con una formazione generale, perché non lavorano per quei settori. Quindi noi abbiamo ribadito perché queste attività non vengono direttamente affidate a TIT, e visto che l'avete creata come azienda manteniamo un ruolo per TIT, altrimenti tanto vale che ritorniamo in Telecom o creiamo una divisione in Telecom che soddisfa i bisogni di Telecom direttamente. Però ci è stato detto che per il settore, per il mercato esterno, noi come TIT non lavoriamo e quindi non possiamo prendere commesse da quel settore, e è stato chiesto quindi di far trasferire questo personale. Abbiamo chiesto più volte anche questi passaggi, almeno questi che riguardano quindi non attività ma solo persone, fossero realizzate tramite dei bandi, sia perché questo motiva di più le persone che ci partecipano, sia perché almeno dà un carattere di maggiore trasparenza. Anche questo ci è stato negato, ha detto che comunque le persone venivano individuate da parte dell'azienda in base anche ai carichi di lavoro, e per non scoprire magari dei settori che si ritenevano bisognosi di risorse all'interno di IT. Anche se poi, non lo so, quello che è successo dopo, perché una ventina di giorni dopo forse abbiamo cominciato a vedere anche dei bandi per gli stessi settori con posizioni analoghe apparire sull'intranet aziendale come job posting. Questi bandi non siamo esclusi noi come TIT, quindi in teoria ci possiamo partecipare. Non so se qualcuno ci ha partecipato e magari si è sentito dire dall'azienda che non può partecipare, come è successo in altri casi. Però su tutto questo che sta succedendo noi chiederemo maggiori incontri e delucidazioni a Telecom. E in più a Telecom IT, ma non è un lapsus, il problema è che lo dobbiamo chiedere a Telecom, perché l'unico nostro interlocutore in questa fase è Telecom Italia, secondo noi. Perché il fatto stesso che di fronte alla domanda su cui, diciamo, vi posso dire, io credevo che la risposta fosse scontata da parte dell'azienda, ma invece non è stata così. Di fronte alla domanda che era quella di chiedere a Tosco, ma queste sono, prevedete ulteriori fuoriuscite di personale oltre a queste che vi state annunciando? Io immaginavo che la risposta forse per ora no, non sono previste, anche se magari non era la verità. Invece no, la risposta candida è stata: al momento abbiamo visibilità di ulteriori richieste da parte di Telecom, escludo, e se c'è la possibilità non lo vedo nemmeno come una cosa negativa, perché mi permette di riallocare delle persone. A questo punto la nostra risposta chiaramente è stata: beh, ma allora che stiamo facendo? Sfogliamo il carciofo, leviamo un po' di risorse, alla fine non rimane il cuore, purtroppo qui mi sa che rimane la coda in TIT se continuiamo a fare un discorso di questo tipo. Questo devo dire che anche l'affermazione, io la riporto, del capo del personale, dire in effetti io faccio il capo del personale, finché trovo lavoro alle persone io faccio il mio lavoro. Secondo me quello si chiama ufficio di collocamento, non si chiama capo del personale, però insomma ognuno ha le sue idee di quello che fa, evidentemente. Mi dici meglio coda, non ho capito. Com'è? È
No, la coda del terciopolo, no, vabbè, forse non è, c'è proprio la coda, però la cosa che mi preoccupa, parliamo senza metafora, la cosa che mi preoccupa è che tu Telecom ti prendi quello che ti serve e quello che resta poi lo vendi, e quello che non ti serve è quello su cui dichiari gli esuberi. Insomma, questa è la mia preoccupazione, la nostra, penso, preoccupazione, nel momento in cui operi in questo modo. Finora noi operavamo in un'azienda che dichiarava di voler essere interlocutore informatico di Telecom. Abbiamo più volte detto, scritto sui comunicati, che comunque rimanevano dei settori in Telecom che facevano informatica e che ci danneggiavano e che dicevano che loro costavano meno di noi, ma sappiamo perché costavano di meno. Primo, perché non seguono le stesse nostre organizzazioni del personale, la nostra organizzazione del lavoro, e poi perché si avvalgono essenzialmente di consulenza esterna pagata sempre meno e con dei prodotti che poi, quando vanno in esercizio, non riusciamo a mettere in esercizio perché non rispettano gli standard che lo stesso Telecom ha deciso insieme a noi di Diti. Quindi il fatto che ora poi si vada a prelevare direttamente il personale, secondo me, è molto grave. Allora, poi, se volete, non so, penso che potete integrare, diciamo che integrate voi, insomma, dall'incontro del 4 marzo avuto con l'azienda, quando l'azienda ci ha prospettato questi passaggi in modo un po', diciamo, coatti, io sinceramente, perché ci sono delle persone che si occupano di alcuni progetti importanti che stanno rientrando in Telecom Italia. Cosa significa questo? Significa che uno pensa che segue anche chi lo segue il progetto che possa passare in Telecom Italia, invece questo non è avvenuto. Non a caso quel giorno noi abbiamo fortemente all'azienda che questa cosa non era corretta, anche perché noi spendiamo tanti soldi per fare formazione del personale e in questa fase cosa succede? Che passa il progetto e la persona rimane di qua. Ho detto, scusi, ma io penso che non sia corretto, perché la persona che fino a ieri per 20 anni ha fatto quel tipo di lavoro, adesso il progetto passa in Telecom Italia, cosa deve fare Telecom Italia? Prendere una persona che non ne sa niente di quel progetto e riforma. Non è carino, io ho detto, ma non è neanche bello per il lavoratore che rimane qui, che rimane da quest'altra parte, che deve essere ricollocato. Rifacciamo formazione anche a questa persona? Non va bene, se io ho detto. E questa cosa ha scaturito con qualcosa di importante. Per esempio, ad Acilia abbiamo 4 casi dove gente che si occupava di OSS, progetti OSS, passati in Telecom Italia, sono passati i progetti e non i lavoratori. Non va bene. La stessa cosa è successa a Napoli, la stessa cosa è successa a Trento. Allora, ho detto, non può essere un caso questo che avviene soltanto a Roma, ma è avvenuto a Napoli, è avvenuto a Trento, allora c'è qualcosa che non quadra. Allora, noi vorremmo capire qual è l'intenzione dell'azienda, se è una cosa voluta o mirata, essenzialmente sul lavoratore che magari, siccome sotto tutti quanti voi avete sentito estremi che ciò che ha detto Patuano, siamo un'azienda meto vecchia, 49-60 anni, che dal 2016 troveranno delle soluzioni per poter far uscire più gente e poi assumeremo 4.000 persone, va bene, ma a carico di chi? Sempre dei lavoratori? Avremo la solidarietà, adesso finirà il 20 aprile la solidarietà, avremo altri 2 giorni di solidarietà, cosa succederà dopo? Tutti quanti hanno chiesto, sì, vabbè, ma adesso gli esuberi. Allora, ci sono le commissioni che fino a ieri ci dicono che alla fine della nostra solidarietà non ci saranno più esuberi in IT. Però, giustamente, il personale ci dice altro. Allora, più passa il tempo, più noi siamo preoccupati. Poi, come al solito, ci comunicano cosa? Che la nostra unica committente Telecom Italia ci riduce gli investimenti del 30%. Da qui, nel piano industriale del 2017, dal 2015-2017, ci sarà una riduzione di oltre 200 milioni di euro. Scusate, io sono fortemente preoccupato, però non posso dire che sono contento. C'è un taglio di tanto. Qual è l'intento dell'azienda in questo momento? Non ce lo dicono. Allora io dico, per quale motivo questo atteggiamento? Ci parlano di assunzioni, ci parlano di passaggi. Oggi molte persone sono a Doriolo a firmare. L'ultima l'avete vista, no? Il passaggio individuale cosa prevede? Che tu vai lì,
e ti fai un passaggio individuale dove c'era un trafiletto che tutti quanti sicuramente avete visto, dove si diceva che io posso essere ceduta ad altri senza nulla a cui pretendere. Scusate, io non l'accetto una cosa del genere. Per fortuna a livello nazionale CGIL e CISL e UIL fortemente hanno ribadito che quella cosa deve essere tolta, e oggi finalmente i colleghi fortunati o sfortunati che torneranno in Telecom Italia non firmeranno più quel pezzetto perché non c'è più, stranamente. Allora, noi oggi siamo qui perché in quell'incontro siamo usciti da quell'incontro con forti preoccupazioni, sì. Non so cosa avverrà alla fine della solidarietà, magari l'azienda ci convoca e ci dice ok, da domani ci sono altri 6.000 persone che stanno in esubero. Io una cosa così ipotetica per Telecom Italia, sarà così per IT perché siamo molto più piccoli. Però cavolo, noi portiamo 176, 75, quanto sono? 174, 173 persone in Telecom Italia, si deve abbassare per forza il discorso degli esuberi, non è possibile, più quelli che sono usciti, è inevitabile. Allora, io penso che nel piano industriale noi ci vorremmo capire un po' di più e ci aspettiamo dall'azienda che ci comunichi qualcosa di più importante. Infatti stavamo parlando proprio prima con lui di chiedere anche un incontro a livello direttamente con Telecom Italia, perché ogni volta che noi abbiamo un incontro con IT non ci dicono nulla. Perché? Perché tutto è casa madre. Ragazzi, così non va bene. Non va bene. Scusate? No, ma io, scusate, scusate lo sfogo, ma io ogni volta, lo so, ma ogni volta che io mi siedo a un tavolo con tutti gli amici e colleghi, ci sentiamo sempre dire cosa, è normale che poi qualcosa bisogna fare. Guarda, adesso voglio lasciare la parola a lui perché non voglio rompervi ancora di più con queste cose. Speriamo che lui dica altre cose. Allora, ripartiamo da capo. Siamo stati a parlare con HR, ci hanno raccontato una storia non bellissima, c'è una riduzione. Però se vado indietro, io cominciavo come sindacalista 3 anni fa. Allora, 3 anni fa vedevamo i primi problemi di piani industriali, i primi tagli, e sinceramente se faccio una verifica tra queste e quelle di oggi, i tagli non mi sembrano così tanto di più. Se vado a vedere, non è quello che mi spaventa di più. Sono preoccupato? Sì, sono preoccupato, senz'altro. È normale, 200 milioni è tanto, 30% è tantissimo. Però mi chiedo contemporaneamente, cosa è cambiato dall'altra ieri ad oggi che ci dovrebbe far preoccupare molto di più? Allora, è finita la solidarietà, giusto? Ce l'avevamo i subri, potrebbe essere che abbiamo ancora i subri, potrebbe essere. Contemporaneamente parliamo della solidarietà espansiva, della quale tutti stiamo chiedendoci ma cos'è questa solidarietà espansiva? Quando cominciamo la solidarietà espansiva? Ci avrò qualche giorno di solidarietà durante l'estate? Io ve lo dico in maniera molto chiara. Maggior parte della gente si preoccupa più di avere 2 giorni al mese durante l'estate della situazione dell'azienda. Allora, la solidarietà espansiva non si può fare oggi. Non si può fare perché la legge prevede 1 anno tra quella difensiva, quindi la situazione in crisi, e quella espansiva. Tutti stiamo aspettando la Jobs Act. La Jobs Act, ma qualcuno dice, ma già è stata fatta, no? 6 marzo. Sì, un pezzo. Forse qualche pezzo più grave di altri, ma un pezzo c'è stato. C'è previsione di fare altri pezzi più in là. Verso giugno-settembre qualcuno dice potremmo avere ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali è proprio questo. L'azienda si spera di avere il rimborso del 70%, ma io dico spera, perché chi lo sa, ma lo voteranno il 70%, 80%, 90%, 100%, o potrebbe pure essere di meno. Non lo sappiamo, non lo può sapere nessuno oggi. Si può sperare il 70%.
Se l'abbiamo verso settembre, poi si deve fare una contrattazione con i sindacalisti. Allora qualcuno dice, sì, ma sarà uguale, sarà giornate, sarà ore? Io ve lo dico proprio sinceramente, ma prima di cominciare a parlarne non lo sa nessuno. Sarà un anno che ne parliamo di farla a ore, a voci, in corridoio. Ma con i sindacati non si è parlato ancora. Beh, speriamo che se ne parli proprio. È giusto. Ma no, la risposta c'è da parte del sindacato, no? La risposta è stata quella che ha detto lui. Il sindacato sulle ore è stato molto chiaro fino ad ora. No, ma comunque la risposta è stata: con le attuali leggi non è possibile. Ma io continuo a dire, il sindacato sulle questioni di ore è stata già molto chiara. Ho difficoltà a credere che per assumere 4.000 dipendenti nel gruppo di Telecom Italia si accetterebbe un peggioramento, perché io la vedo come un peggioramento totale. Cioè, scusami, già oggi abbiamo gente che lavora pure a telefono durante il giorno di solidarietà, che pensi che vanno 10 minuti prima a casa? Hanno un decreto un po' meno di stipendio, ma continuano a lavorare uguale. Cioè, non la vedo accettabile. Nell'incontro abbiamo toccato il PDR. Nella questione del PDR è stato segnalato che c'è stato un problema con un parametro. Parametro. Quello del difettosità. Lo sapevamo, lo sapevamo, l'abbiamo pure detto, non mi dici che non te l'ho detto. Lo sapeva pure l'azienda, infatti sta che l'hanno anche detto, che lo sapevano. Ora, io personalmente mi aspetterei che con questi valori che ce l'abbiamo ci andremo, magari non al 100% del ragionamento, ma stiamo là vicino. Però è una mia speranza. La vedranno in commissione, dicano che si potrebbe fare. Comunque è stato ribadito nell'incontro quali erano i presupposti su cui era stato deciso di era stato ammesso di inserirlo. Come? Quanto incide? Peso. Mi pare era, che era 40. 40%. Quindi se noi buchiamo la difettosità, il 40% in meno del PDR. Sì, se la buchi al 100%. Se la buchi, cioè. Bisogna vedere sempre. Quando siamo andati a discutere, sì, l'hanno bucata. No, però bisogna vedere qual è il parametro che si inserisce come obiettivo. Allora, la commissione, conoscendo già i valori quasi definitivi dell'anno 2014, dovrebbe aver individuato un obiettivo raggiungibile. Cioè, sa fa brava azienda. Ho raggiunto, non lo so, io non sto in commissione. C'è una fatica a crederci, ma no, non è che fa la brava. Cioè, no, voglio dire, non è che fa la brava. L'azienda, non dico che fa la brava. È che l'azienda continua a fare il suo lavoro. Che anche noi cerchiamo di fare il nostro, come quindi non sarà 43 38. No, spero di no. Anche stavolta forse eravamo perché io vorrei capire l'azienda. C'è stata la allora facciamo ma infatti facciamo aspetta un attimo facciamo un giro di domande così poi cerchiamo di rispondere un po' a tutti quanti. Beh, penso che infatti è questa quello che ha espresso il comunicato. Prego. Facciamo finire così. Sì, ma io penso possiamo anche andare sulle domande perché okay. Poi il dettaglio resto sarebbe quello relativo ai trasferimenti. No, scusa, non ho capito niente. È motivato? Se sì, da che cosa? Nel senso, significa che tu hai dismesso, come penso che sia successo e succederà, prodotti informatici e quant'altro. Però se noi, quando ci hanno fatto come azienda, hanno detto che noi eravamo la parte tecnologica di Telecom, sì, perché non si può fare niente affinché loro non si facciano a casa prodotti informatici o vanno direttamente da terze aziende a farsi fare i prodotti informatici?
Cioè, perché se no non mi veniva a dire che un'azienda che può esistere da sola, quando il nostro capo del personale ci cede un'altra azienda, così pare e passa. Questo è stata... un po' assurdo. Io, se fossi in capo del personale, ci tengo alle persone che ho, dico, no, aspetta, questa persona per me è strategica e non te la cedo. Un'altra cosa che ho detto è le persone che sono state chiamate per essere internalizzate effettivamente provengono da progetti dove c'è carenza di lavoro, quindi è giustificato questo fatto di chiamarle a persona? Magari di controllarsi così via questa cosa. Stiamo facendo questo. L'azienda, allora, innanzitutto è una cessione individuale. Facciamo parlare più persone. No, è una cessione individuale, perciò le persone contattate non sono obbligate ad andare in Telecom Italia. Ma giustamente cosa succede? Il progetto che segue va a Telecom Italia e in automatico quelle poche persone fortunate o sfortunate proseguono con il progetto. L'azienda dice quello è un progetto meglio riportare all'interno, perché toglierlo proprio a questo noi ce l'abbiamo chiesto all'azienda, l'azienda non c'ha del... ma questa è casa madre che ce lo chiede, glielo dobbiamo ridare. Sono riuscito a leggere un attimo. Così non c'è senso di esistere di tutti i progetti strategici. Gliel'abbiamo detto questo. Ha detto che lui non condivide le nostre perplessità. Sì. Il capo del personale, come ha detto Maria Grazia, non condivide le nostre perplessità. A questo punto noi ci siamo alzati. Facciamo per l'assemblea. Vai, prego. A me mi sembra che stiamo tornando ante 2010, quando il 1° maggio ci siamo ritrovati qua dentro il documento di ingegneria, dove praticamente c'era tutta la catena, no, di collaudo all'esercizio. Sì. L'obiettivo di questa reintegra di questi sistemi alcuni è quello di controllare omogeneamente tutta quanta la catena fino alla messa in esercizio, cioè ante 2010. Quindi tutta questa operazione di esternalizzazione, di fare il polo informatico, è stato un fallimento, immagino, ipotizzo. Quindi stai scelta aziendale sbagliata fino dall'inizio, nonostante tutte le vicissitudini di chi si era opposto a questa cosa. Alla luce di ciò e di quello che è avvenuto in questi 4 anni di solidarietà e via dicendo, che ogni diciamo funzione rimasta in netto si era creata poi ad hoc delle strutture semi-informatiche e via dicendo, e quello che sta avvenendo del caparsi le 173 risorse più pregiate, più capaci, più brave, vuol dire che praticamente di fatto noi IT Information non serve più a nulla, anche perché chi prende i sistemi borderline operativi più sensibili, più pregiati, chi prende le risorse più pregiate, noi che ci stiamo a fare? Il problema è proprio questo, che fine faremo noi? È su questo che noi dovremmo cominciare a visualizzare, a focalizzare il problema. Dai colloqui che io, dai riscontri ricevuti, la cosa assurda è che parecchi quelli che sono andati non avevano nemmeno lo skill ricercato. Gli è stato proprio certamente detto, ma non è la figura professionale che noi stiamo cercando, perché chiamati il giorno prima dal capetto, vai domani hai il colloquio, lo scientemente ognuno vorrà dire, ma io non ho lo skill che mi chiedono. A volte risposta con chi faceva il colloquio, gli viene a dire, ma scusate, voi non avete lo skill assessment, quella boiata fatta un paio d'anni fa, dopo che ci hanno esternalizzato, perché se a me mi devi esternalizzare in una società informatica, dovresti sapere se ho lo skill per fare l'informatico oppure no. Prima ci hanno sfruttato di tutto e di più, senza nemmeno lo skill. Poi mi fai lo skill assessment, mo che mi devi riprendere, quello là non vale più lo skill assessment. Tutta la presa in giro, no? Chi si propone poi? Va dal capo, io ho i requisiti, vorrei andare dall'altra parte, non viene mandato. 173. Aspetta, una alla volta però, una alla volta. No, una alla volta, scusa. Sono stati nominati 173 da cedente o da richiedente? Questa lista, allora. Il cedente non te dai. Non c'è stato detto. Dico, per cosa ha risposto Tosco? Ha detto sono cessione individuale di contratto a voi come RSU. Vi dobbiamo dire il numero delle persone interessate.
le modalità, i termini, come avverranno le cose. Il problema delle cessioni individuali dei libri di contratto nasce dal fatto che ormai hanno trovato, secondo io la ipotizzo e secondo me al 99% è così, il Job Act prevede che non ci saranno più contrattazioni collettive, ma singole. Praticamente ormai la trattativa non la fa più, no. Ma dove trovi questa cosa? Potenzialmente oggi l'azienda può venire a fare la trattativa direttamente con il lavoratore. Ma perché non la poteva fare ieri? Perché pure prima. No, queste cose qua non l'avrebbero mai potuto. Ma l'hanno fatto tutto il tempo che sono in Italia. Sono 16 anni che sto qua. Questa cosa qui è stata fatta anche nel lontano 2002 con SSD. Non dite cose che non sono vere, perché nel 2002 SSC, la società consortile, l'allora società consortile, che forse non si ricorda, chi si ricorda che è qui, che l'ha vissuta in prima persona, è stato fatto un passaggio individuale. Io sto facendo la mia supposizione. No, stai dicendo qualcosa di sbagliato, non è così. Ma io non so cosa c'è scritto ancora nel Job Act, perché ancora non è giusto, ancora non c'è niente. Questa parte c'è, però non c'è niente su questo. Hanno pure forzato mettendo quella postilla che tipo sono anche cedere. Ma quella l'hanno sempre messa e l'hanno sempre levata. Sono contento che l'hanno tolta. Ma noi come rappresentanti sindacali e come organizzazioni sindacali non potevamo non fare un comunicato nazionale dove denunciare una cosa così importante. All'interno delle varie funzioni, come eravamo una volta. Ogni funzione ormai la sua informatica, perché non mi prendi proprio quelli che sono rimasti e fai un'operazione del genere? Allora, perché mi vuoi lasciare a me da quest'altra parte? Allora, perché il problema tra i non lo so se sono fortunato, perché sono troppo bravo, ma io mi preoccupo di chi rimane qua, che futuro c'ha. C'erano di qua, c'era una signora, non so, ecco. Io, prego. Vabbè, è una solita polemica mia, però la devo fare. Stai preoccupata? Ma noi ti vogliamo bene. La sensazione, mi riaggancio a quello che diceva l'amico, è che l'azienda non è che si muove in base a parametri, prima si parlava di piano industriale, non te lo dice perché non c'è. La netta sensazione è che l'azienda ha fatto la lista dei buoni e dei cattivi. Questi li voglio e questi non li voglio, a prescindere da quello che fanno e da quello che non fanno, da quello che sanno fare e da quello che non sanno. Perché la sensazione è questa. E le riprendersi il progetto è solo la scusa per movimentarli. Cioè, se ci sono una tot fette di persone che comunque devono rientrare dentro perché conoscono Allora, aspetta, facciamo una risposta unica. Facciamogli. Ci vengono. È sempre stato così. Siccome le cose non si sanno mai, ma qualcuno le sa, allora qualcuno si sta muovendo per salvarsi il culo. Allora c'è una lista di fortunati che sta andando già di là, ci vuole un motivo. Il motivo è, vabbè, mi prendo alcuni progetti, ma non ne frega niente i progetti, è salvare 170 persone, amici degli amici degli amici. Questa è la cosa, diciamo, così com'è, perché è questa, lo sapete anche voi, che è questa. Allora. Ogni caso è un caso a sé, ma non possiamo tirare fuori perché non ce l'abbiamo, facciamo finire gli interventi magari. Ma dai, se ce l'hai io sarei contento. Allora, sono situazioni diverse. Allora, quindi 180 persone avranno una sistemazione. Poi che vanno a fare un soggetto di cui sanno niente, ma che è? Penso come si chiama. Non gliene fregano mai niente. Non si interessano dei progetti. Ma di che? Allora ci sta, guarda. Finiamo gli interventi, poi facciamo una risposta. Sta valorando l'ipotesi sua, quindi tutti quelli che sono stati scartati, come diceva lui, servono per far fumo a coprire l'eventuale ingresso degli amici. Però questo elenco di persone che sono state, che saranno contattate, è un elenco che è stato fatto
da Telecom o è stata fatta da Tisa? La risposta di Tosco è stata chiara, ha detto sono cessioni individuali, a voi come RSU non mi interessa. Se cessioni individuali parliamo di 4, 5, 10 persone, 180, come facciamo a dire individuali? Questo secondo me a livello sindacale una manovra antisindacale, se permettete. E io ti dico, uno per volta, No, c'è chi ha detto che sì, c'è stato qualcuno che è stato prospettato al Kering. Una decina di giudiziari, forse. Se l'elenco è fatto da Tizi per mandare delle persone, non mi aspetto che ci metta i più bravi. Esatto. No, ci metterà quelli che non gli servono, è chiaro che quell'altro li scartano. Ma non credo che sia fatto no, non lo so, io stiamo dicendo che c'è un elenco persone con... Allora, facciamo finire gli interventi, poi rispondiamo. Passano i processi e non passano le persone, però passano le persone senza processo. C'è qualcos'altro dietro? O qualcuno si sta approfittando di un certo movimento, non lo so. Forse il dirigente di questa parte ha paura di perdere pure lui la sua... Comunque... Se già sa quello che succederà è... Vai, prego, Giul, collega. Io diciamo, ho partecipato a svariate riunioni, la prima volta che prendo la parola, sembra che le problematiche qua sono tante, però derivano tutte da una problematica, da un problema base, che è quello dell'incapacità di dirigenti, coordinatori e capelli. Questa è la verità. Il problema è che qua cambia l'organizzazione, cambia la struttura, però capelli. Rimangono sempre gli stessi, non gestiscono le persone, non gestiscono progetti, non fanno crescere le persone, quindi allora il discorso è questo qua, se siamo collusi con queste persone qui difficilmente, io dico tutti, parlo in generale, collusi perché? Perché prende il premio a fine anno e quindi sta zitto, chi c'ha paura di perdere lo stipendio. Quindi diciamo in generale c'è una sorta di placido assenso al fatto di stare zitti e di continuare no, per forza di inerzia. La verità è che quando è un capo che non fa un kick-off di presentazione quando cambia struttura, non lo senti mai, quindi è un fantasma, non è un capo, a casa mia. Quindi se devi fare il manager devi gestire le persone. Quindi se non le sai gestire... Se io fossi il capo dell'azienda lo manderei a casa, questa è la mia mentalità, ma anche se sei un capitolo, anche se sei un quadro, perché qua io spero di non offendere nessuno, se c'è qualche coordinatore o qualche... però anche i quadri in struttura guardo, cioè, sono abbastanza secchi, quindi poi la storia che varia da Datacom, Wireline, a Rete, quindi non pissi tanti. E diciamo il comune denominatore è sempre lo stesso, quindi per me la problematica padre è quella lì, quindi è là che bisogna tra virgolette combattere, cioè cercare di avere responsabili coordinatori che gestiscano le persone, non che facciano diciamo, interessi personali per prendere bonus a fine anno senza gestire le persone, senza conoscere la storia delle persone, la storia professionale. Penso che sia questa la problematica qua. Altri interventi? Vabbè, cominciamo a dare delle prime. Volevi intervenire? Sì, alcune contribuire alla discussione anche rispetto alle cose che abbiamo sentito dall'azienda e le cose che state dicendo voi, che sono in parte anche le nostre preoccupazioni e quello che abbiamo detto. Però è anche giusto che inquadriamo la situazione per quello che è, anche alla luce a valle dei nomi che sono stati fatti, della selezione che hanno fatto. Dico questo perché mentre temevamo un depauperamento professionale per cui avrebbero preso magari alcune persone, alcune attività da portare dall'altra parte, poi ci siamo resi conto strada facendo che così non è, perché non è vero che hanno preso la parte più nobile o la parte migliore o la parte più professionalizzata, non è così, per fortuna aggiungo io, perché mentre su alcuni settori come la security o come... il network hanno preso e hanno portato via delle attività con delle persone che avevano attività e che vengono fatte anche in un perimetro in cui si incrocia con Telecom, perché anche loro lo fanno, c'è tutta la parte che invece riguarda la parte commerciale, i famosi 82-83 persone che sono analisti, programmatori,
lì loro non hanno l'attività, non l'hanno mai fatta, la internalizzano, non la facevamo neanche noi, che all'azienda abbiamo detto vabbè, ma le 80 persone che pescate qui, succede anche questo. Se lasciano un lavoro, chi lo fa questo lavoro che fanno le persone che dovrebbero andare di là? A questa domanda non c'è stata risposta, perché poi l'abbiamo visto nella realtà, insomma, hanno mandato persone che non hanno lavoro, hanno anche mandato persone, hanno mandato persone in Telecom che non hanno proprio il massimo della professionalità, richiesta, tant'è vero, almeno, quella richiesta, quel momento, richiesta. Capiamoci. Tanto è vero che c'è stato anche un problema fra di loro, fra Telecom che riceveva, e tu puoi pure fare così, ma io non ti posso fare i nomi, ma ti posso garantire che è così. Ma c'è gente che qui non faceva niente e l'hanno fatta crescere, scusa, sarà motivo? Sto dicendo che c'è gente, io non lo so. No, sta dicendo questo, lui sta dicendo, scusa. Che c'è gente che non è cresciuta, che non ha uno skill professionale, che non ha un lavoro, che non fa niente dalla mattina alla sera, l'hanno chiamato e detto vai in Telecom, capito? Quindi non è che ci stanno il povero. Ma proprio questo. Ma Telecom ti dice di no, però. No, ascoltami, io sto cercando di spiegare, capisco che non ti hanno chiamato a te e ti dispiace, però il tema non è questo. Il tema è hai fatto un'affermazione, non ci stanno togliendo la parte nobile, stavo spiegando questo. Allora, dobbiamo fare pace col cervello, perché se diciamo che la parte nobile rimane, allora sono un po' meno preoccupato, perché vuol dire che domani non si vuole fare la macelleria sociale della DIT. Se invece qui rimane tutta robaccia, è chiaro che è un problema. Allora vedete che c'è una contraddizione, quindi le cose non sono tutte bianche da una parte e tutte nere. C'è un problema grosso, che è il taglio del budget, che da 700 milioni di euro passa entro il 17 a 500 e passa milioni. Questo è il tema principale. Dopodiché nelle attività noi ancora ci difendiamo, e questo lo sappiamo perché lo vediamo anche dalle attività che rimangono e da quelle che vanno fuori. È evidente che su questo noi dobbiamo incalzare la Telecom in particolare, perché è la casa madre, quella che ci dà il lavoro, e rilanciare il ruolo dei diritti rispetto al fatto che, se è vero che siamo la parte di Information Technology di questa grande organizzazione, non si capisce perché dobbiamo stare ancora fuori. Io credo che anche su questo stanno ripensando, perché ci sono vari temi in campo, che sono le questioni più grandi che riguarda come si colloca Telecom rispetto alle questioni governative, la banda larga e quant'altro, ma anche poi come si organizza con TIT, con il caring e quant'altro, perché c'è tutta una discussione aperta sulla quale, da quanto abbiamo capito, al momento le idee non sono chiare, se dobbiamo stare fuori o dobbiamo stare dentro. Ci preme che noi questa mission la dobbiamo rafforzare, o siamo dentro o siamo fuori, noi abbiamo un potere contrattuale se la nostra mission rimane forte. Alla luce di questi numeri pensavamo che ci avrebbero spennato, così non è. Certo, abbiamo detto scusate, ma se voi avete assegnato a Telecom, alla TIT, questa mission, per quale ragione continuate in qualche modo a implementare delle attività che non facevate, perché quella del commerciale non la facevano, non la davano fuori? Perché non la date a noi invece di chiederci il personale? Questo è un po' la contraddizione, così come è contraddittorio il fatto che Tosco dice ma noi siamo un serbatoio, quindi di professionalità. Benissimo, siamo contenti che abbiamo delle professionalità da dare, però insomma non è la nostra missione, non è che siamo un'azienda interinale, noi siamo un'azienda che porca miseria c'è una missione su questo. Ora, spiega forse il fatto che abbattendo il budget in qualche modo si portano dentro alcune risorse e quindi non gravano sui costi, probabilmente sull'internalizzazione. L'azienda ci ha detto anche in maniera orgogliosa, voi sindacati non ci avete creduto, noi stiamo andando bene, ha detto Patuano nel meeting, lo diciamo noi, perché da 300 e passa esuberi che avevamo, ricordate 350 più o meno, sono stati internalizzati 500 e passa figure, dentro 17 sono arrivati a 700 persone. Quindi loro dicono c'è un'azienda che sta abbattendo il debito, che sta crescendo, che esce fuori dalla condizione, quindi voi sindacati portate sfiga, state sempre, non vedete l'ora che falliamo per poter dimostrare che dobbiamo stare dentro Telecom. Non è così, ecco, questa è un po' stata la risoluzione. Renziani questi. Renziani questi. Quindi in qualche modo, insomma, ci sono varie sfumature, non di grigio, ma insomma di vario colore, perché poi non è tutto così drammatico, come però noi dobbiamo stare attenzionati, perché oggettivamente la paura e la preoccupazione che rimanga
una scatola che piano piano viene svuotata, questo c'è, dobbiamo stare sempre sul pezzo, però dobbiamo anche essere attenti a non fare confusione, perché per esempio, ripeto, sulla selezione che hanno fatto, lì non si sono trovati d'accordo, e questo è già un altro indice, perché il fatto è come arriva qualcuno e dice scusa, ma tu questa cosa non la conosci proprio, ma chi ti ci ha mandato qui a fare la selezione? Vuol dire che da una parte c'è un management che dice, oh, quelli che non hanno niente da fare, togliamoceli, almeno nella parte, ripeto, commerciale, perché sul resto no, la parte commerciale, e c'è invece dall'altra parte chi riceve che dice, insomma, ma non vanno bene queste figure. Ma comunque, è da sempre così, eh. Fammi finire. È da sempre, è sempre stato così. Ecco, quindi, no, questo per dire che cosa? Sono sempre aggiustati. Per dire che cosa, però, non c'è il furbo che si acchiappa la roba buona e noi rimaniamo con la robetta. Non è così in questa fase. La questione del Jobbank. Non carichiamo, Giobardi c'ha tanti problemi, Giobardi, tantissimi, lo sapete, stiamo discutendo, stiamo manifestando e quant'altro, non lo carichiamo dei significati che non ha, almeno per certi versi. Intanto, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, loro non metteranno nella lettera che norma, come qualcuno avrebbe voluto, come noi avremmo voluto, che specifica che non fa parte, che non sta sotto l'egida di questa legge. Loro non lo metteranno in età d'assunzione, però noi abbiamo sentito i nostri legali, insomma, la cessione individuale, lo dice il termine stesso, non è una novazione del rapporto di lavoro, è una continuazione del rapporto di lavoro. Cessione, c'è un articolo del codice civile preciso, non è una nuova assunzione, tanto è che si continua negli scatti di anzianità, nel ratei dei tredicesima, di ferie e di quant'altro, pertanto non sta sotto la condizione di una nuova assunzione. Per quanto riguarda la norma che invece vorrebbero che firmassimo, chi va di là, che firma una sorta di disponibilità nel tempo, negli anni successivi, a essere ceduto in qualsiasi momento, in qualsiasi azienda, purché faccia parte del gruppo, questa norma, Walter dice che l'hanno cancellata, speriamo, non lo so, non l'ho letto stamattina, quando anche non dovesse essere cancellata, non ha una sua efficacia, noi questa la contestiamo, perché poi siccome in una cessione individuale ci deve essere la firma di tre soggetti, il cedente, l'acquirente, la persona con cui è stato stipulato un contratto, io fra tre anni se non firmo non posso essere ceduto, non c'è niente da fare, per la ragione per cui dicevamo che c'è l'individualità, quindi c'è la soggettività. Ovviamente su questo l'azienda si è rifiutata di discutere qualsiasi testo, perché dice c'è un rapporto individuale, chi non gli sta bene non viene, punto. E quindi gioca ovviamente sul fatto che la gente tutto sommato alla fine dice, ma sai che c'è, comunque ci andiamo. Ecco, riconduciamo questo, e chiudo, riconduciamo un po' nella giusta dimensione tutta questa condizione, col fatto che dovremmo stare attenti da qui ai prossimi giorni, ai prossimi tempi, perché ovviamente la questione di Telecom è una questione dinamica, si porta dietro la trattativa che c'è ancora sul Kering, che voi conoscete, è stato bocciato da un referendum, c'è ancora aperta, societarizziamo nel Kering, parliamo di... La dimensione complessiva significa questo, si societarizza il Kering, c'è sta tutta la questione delle sedi, quindi c'è una questione complessa e c'è il rinnovo del contratto nazionale. E c'è la partita dei 4.000 assunzioni, sulla quale Patuano punta sul governo, perché dice io mi presento come l'alfiere della nuova occupazione, tu che strumenti mi dai, caro governo? Questa solidarietà espansiva me la dai, non me la dai? Quindi c'è una situazione di grande dinamicità, noi dobbiamo stare attenti, volevamo fare questa assemblea, abbiamo fatto questa assemblea per rendervi edotti appunto di quello che più o meno già sapevate, ma che comunque con attenzione, insomma, né essere preoccupatissimi perché chissà che cosa ci stanno facendo, ma neanche va tutto bene madama la marchesa, perché non è così, insomma, ecco, questo è un po' il senso di queste... Posso dire una cosa? Scusate, mi è giunto un messaggio incongruente, ho sentito un padre, sì, che era molto preoccupato di questa cosa. E sono preoccupato. Molto preoccupato, l'ho sentito spaventato e lo condivido totalmente. Adesso sento un messaggio un po' più distensivo, nel senso che... No, sì... Ci faranno neri probabilmente, adesso però ancora non ci sanno. Ora non mettere tutto in barzelletta, io ho detto quello che hai sentito, la preoccupazione di essere spennati c'è sempre stata dal momento in cui si è creata TIT, tanto è che le organizzazioni sindacali hanno contrarie. No, ma fammi finire perché volevo dire proprio a questo. Allora, la preoccupazione vera, secondo me, è quella proprio di TI, noi siamo TI. Quindi quando mi sento dire andiamo a parlare con Telecom che ci dice quest'è, io continuo a dire se ci tolgono attività, noi siamo TI, facciamo attività,
siamo togliati attività. Io non entrerei mai nella polemica delle persone, no? Perché le 170 persone che passano di là, bene o male, ma che prendano, ci vadano. Non neanche mi metto a pensare se siano i più bravi o i meno bravi, perché non voglio pensare che sia questo la riduzione del discorso. Quello che stanno facendo è, cioè, stanno togliendo attività. Attività di, e poi, tra l'altro, attività che loro chiamano cose, cioè progetti per loro importanti. Questo non deve accadere. Noi siamo l'azienda che fa informatica per Telecom. Queste cose il sindacato, secondo me, e posso anche sbagliare, non le dovrebbe permettere. Come è proprio questo che non deve andare di là. E beh, chiamare uguale. Scusa, Walter, chiama Walter. Allora, perché... Ma se devo battermi su qualcosa, scusami, Walter, scusa, Walter, ascolta un attimo. Vorrei essere un po' più chiaro. Per chi come me, da lontano 94, sono ex Ital Cable, ha vissuto per 20 anni esternalizzazioni, chi più meglio di me non è preoccupato di questa cosa? Quando l'azienda riduce del 30%, io sono preoccupato. Quando... Io non voglio parlare del caring perché loro ancora sono in Telecom Italia, che poi ci sia stato un referendum, non voglio entrare nel merito perché è saltato e non lo voglio neanche sapere, non mi interessa, a me interessa attualmente IT. Cosa significa? Noi siamo in operation, siamo operation a tutti gli effetti, siamo ancora IT Telecom Italia SRL, non siamo entrati dentro Telecom Italia Operation, chiaro? Allora che significa? Attualmente Telecom Italia che cosa fa? Prende, come dici te, cose core o non core, le prende e se le porta dentro, lo può fare. L'unica committente è Telecom. Noi siamo consociati a Telecom Italia 100%, chiaro? Perciò in ogni caso noi dipendiamo da Telecom Italia. Sono d'accordo con te con quello che hai detto. Non è così. Come ti chiami, scusami? Paolo, non è così. E ti spiego il motivo. Chi? No, Frena, non è che non dicono niente. Loro non sanno dare nulla di risposta perché non te sanno di, perché casa madre Telecom Italia vi ha detto state zitti. Nel momento in cui Frena, nel momento in cui io ti dico che ci saranno altre entrate dentro, perché da che mondo è mondo l'esternalizzazione continuerà, perché c'è una legge che lo prevede. Se ti dice che quel ramo non è più corre, tu da domani stai da un'altra parte e ci vai con tutte le scarpe. Oggi, specialmente col discorso dell'articolo 18 che è ballerino, come facciamo? Allora, permettimi, Paolo, io ti posso dire alla risposta di Tosco quando gli è stata fatta praticamente, ma che si può fare? Non ha dato niente, lui sta lì, aspetta le indicazioni di casa madre. Brava, ma noi come organizzazioni sindacali non lo facciamo, noi stiamo lì e vogliamo batterci per questo. E come ci battiamo? Che cosa? Allora dammi te un qualcosa come spunto. E allora tu mettiti da quest'altra parte al tavolo. Io più. Scusate. Tanto, cioè, come al solito, io evidentemente sbagliato. Perché mi sembra che oppure catalizziamo tutte quante le gli aspetti negativi di quello che succede. Allora. No, non ho detto che ci sono aspetti positivi, fatemi parlare però. No, Paolo, fai parlare però, io ti ho fatto parlare, allora fai dire la mia risposta. Ma dite le cose come stanno, esattamente. Cazzo! Ma fate incazzare. Oh, Paolo, tu l'hai letto questo? Paolo, l'hai letto questo? Il comunicato nazionale come conclude? In definitiva sono risultate non condivisibili le risposte date dall'azienda alle domande rispetto al ruolo di IT nel disegno industriale del gruppo Telecom Italia, che alla luce dei processi sopra descritti risulta essere a nostro avviso più indeterminato. Ciò rende necessario che negli incontri sul piano industriale di IT sia presente la capogruppo per dare risposte esaustive sulle scelte strategiche di IT per l'informatica. Questa cosa la tagliate e incollate da anni. E quindi che dobbiamo fare?
Vabbè. Quindi che dobbiamo fare, Paolo? No, dimmi. No, e tu non ti puoi prendere con noi, però. Cioè, come se noi siamo... Cioè, noi... Eh no, però... Paolo... Ci date delle indicazioni di quello che... Sì, Paolo, però noi... Ho dei suggerimenti. Scusate, Paolo. Dato che dite così. Si stanno caldeggiando. Allora, Paolo, però... Allora, io la relazione introduttiva che ho fatto, la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione, l'ho espressa, che noi abbiamo una preoccupazione, ve lo stiamo dicendo, non è che ci sta bene, è chiaro che noi... No, allora, noi questo, altrimenti faremmo delle assemblee in maniera diversa se fosse tutto rose e fiori, no? Allora, quello che noi vogliamo esprimere, poi rispondo al collega, non mi spiace che forse è andato via, non lo vedo più che stava seduto là. Che ha detto lui... Cioè, qui c'è l'assenza di tutto, allora, tutta la fiera. Paolo, però non facciamo i monologhi, no? Sennò, se mi fate rispondere pure. Allora, siccome è vero così, che chi comanda è Telecom e anche a fronte di una domanda... Siamo tutti adulti, anche a fronte di una domanda che sicuramente pure quella non poteva avere una risposta definitiva, però che è stata quella di dire... Ma cosa quello che ci chiediamo tutti i giorni? Che succede dopo questa solidarietà? E ha detto la risposta candida anche in questo caso è stata: e a me lo chiedete? E a chi dobbiamo chiedere? Abbiamo detto noi, sei il capo del personale, no? E cioè a chi lo dobbiamo chiedere? Cioè, voglio dire, di fronte a questa cosa. Andiamo da questa riunione. Cioè io esco sconcertato da questa riunione. Lui diciamo delle perplessità e noi cerchiamo di rispondere. Quando noi andiamo agli incontri con l'azienda, ce ne torniamo all'impiedi perché. Diciamo, ma siamo sicuri che abbiamo parlato con il capo del personale di questo? No, questo però è un pazzetto, state quelli che non capono mai. Che cosa possiamo fare? Allora noi, quello che vogliamo fare, scusa finisco, quello che... Che gli frega non è così, perché a noi ci frega... Come quello che noi vogliamo fare è ribadire con maggior forza che i lavoratori... Vogliono che gli incontri sia presente la capogruppo e che ci sia una visione chiara sull'IT, esatto. Anche alla luce di questi passaggi, perché non è possibile, perché abbiamo una riorganizzazione dentro Technology che non ci è stata chiarita e non si capisce, poi continuano le voci, c'è qualcuno che mi telefona e dice ma è vero che Banca C se ne va, non lo so, ma a me non interessa questo. Come non lo sai? Come? E come facciamo a bloccare? Sono individuali, il sindacato non c'ha nessun... Scusa, come ti chiami? Claudia, se io vengo dalle aziende e ti dico domani ti mando a top client, ti faccio fare il capo settore e ti do 7.000 euro, no. Ci vai? Sì o no? No, poi di sì o no, non questo è che stanno facendo. Io. Questo però, stanno facendo. Tu gli chiedi maggiori informazioni per loro. Perché però questa è un'altra notizia, eh? Questa è un'altra notizia. Quale? Perché tu hai detto una cosa... Ma è grave quello che hai detto, cioè l'azienda te dice, le manda al top client, ti sto dicendo allora che significa? No, significa? Io ti sto dicendo, non lo sappiamo, no? Sì, è un esempio, in modo individuale, nel senso che, allora, nel senso che... Individuale significa una cosa, No, chiaro, è individuale, un momento, le figure, però c'è una cosa che è scritta, scusate, sono scritte... Le figure che sono richieste e come avete visto, no, quando è stato presentato già ai nazionali, il non sul job post, quando sono stato presentato ai nazionali e c'erano il comunicato dei nazionali, i passaggi che voleva fare Telecom e TT, c'erano già scritte le figure professionali richieste per quanto riguarda sempre la parte commerciale, sul resto sono sistemi. E attività che passano e presumibilmente devono passare tutte le risorse coinvolte. Poi dicevano i colleghi, io personalmente non li conosco perché non lavoro su quei sistemi, ma ci verifichiamo se ci sono. Sono sistemi di rete, sistemi di security e altro. Verifichiamo. Già c'è basta questo. No. Stanno a portare attività che non esatto. Si devono portare via. Non si devono portare via e noi siamo d'accordo. Sono attività a correre, come ha detto Fabrizio prima. Non è stata chiarita neanche la lista dei sistemi che passano. Cioè, noi le liste dei sistemi che passano le sappiamo... Per passaparola, se tu mi chiedi sistema è il passa, ci siamo già arrabbiati. Ci siamo già arrabbiati. Però, allora, ci siamo arrabbiati. Non ho capito. Stiamo a fare l'assemblea perché
siete arrabbiati, ok? Certo. Ci dicono che siamo noi, sia il sindacato, che vediamo tutto nero. Che non è così, questo ci ha detto, poi qualcuno c'è. Ha detto Rienzo, stiamo cercando di contattare l'azienda. No, noi dobbiamo subire, noi vogliamo... Noi, e ve l'ho detto quello che noi proponiamo, innanzitutto ribadire con maggior forza che vogliamo questo tipo di incontro. Vogliamo la capogruppo e vogliamo capire se TIT ha ancora una mission definita o è solo un serbatoio di risorse. Questo deve essere chiaro e noi lo vogliamo che su questo tavolo di incontro ci sia... la capogruppo, perché è l'unica che decide, perché di fronte a un capo personale dice potrebbero esserci ulteriori possibilità, ben vengano perché mi risolvono a me il problema di eventuali esuberi visto che si riduce il budget, perché se ci chiedono altre risorse lui dimostra di essere stato, io vi dico come la penso, no? Sì. Cioè, essere un gruppo è anche un vantaggio. Ci siamo dimenticati, se ci avessero una detto cosa, che stanno entrando delle persone dentro i tiri. Sì, stanno entrando. Sono quanti? Sono? Cinque. Che non so se li troveranno questi cinque. No, è una battuta, cinque. Però ripeto, di fronte. Cioè, scusate, se di fronte. Se di fronte. L'assunzione delle 30 persone siamo dimenticati pure. Qual è? Vabbè, allora il 30% è. Allora, diciamo, scusate, il 30% è a fine triennio. Il discorso, vista la poca trasparenza di tutta l'operazione, del fatto che non c'è il soggetto principe nel tavolo della trattativa, la vostra controproposta qual è? Quali iniziative volete porre in essere per contrastare il allora, aspettate che arriva la manna dal cielo Paduano all'incontro e vi spiega dettagliatamente tutti i passaggi? Oppure quando è finita tutta l'operazione chiamate alla sollecitazione alle barricate? No, non giocare per cortesia. Non sto giocando. Non giocare. Tu lo sai perché hai fatto sindacato anche te, non di cose che non so così. Allora, le iniziative te le ha dette due secondi fa, ma finché non andiamo da Telecom Italia, il reintegro di tutto il kit dentro te. Abbiamo già questo noi. Lo diciamo ogni volta. Noi ogni volta diciamo l'azienda il reintegro. Bello piuttosto che povero e malato. Come? Sì, ti è sfuggita. Ti è sfuggita, mi sa che ti è sfuggita. Perché lo diciamo ogni volta. Anche chi l'ha detto prima. Nel comunicato dei nazionali. Quella è una della copia e incolla che facciamo ce la capiamo dicendo che vogliamo tornare tutti in Telecom. A livello nazionale è stata fatta una richiesta di reintegro. L'abbiamo in copia e incolla. Scusate, però, anche se il collega è andato via, volevo dare una risposta a proposito di una cosa che è stata detta che qualcuno ha detto è importante, infatti. Allora, il fatto che viene da più parti ribadito che il personale, che alcuni dei nostri responsabili noi non li riteniamo all'altezza anche del compito, non fanno kick-off, non coinvolgono nell'attività. Se è uno dei dati che è emerso anche dal recente sondaggio che è stato fatto online e su cui abbiamo dato tutti noi lavoratori risposte. Per quanto riguarda l'IT, infatti, è venuto fuori, e principalmente in ambito ADM, anche se i risultati, l'aggregazione, non so se avete già fatto questa parte di feedback con i vostri responsabili, in cui vanno già spiegato questa cosa, quindi magari dico una cosa già che conoscete. Comunque è venuto fuori e c'è uno scollamento, no? da parte dei nostri lavoratori rispetto agli obiettivi aziendali, rispetto ai gruppi, eccetera. Infatti la cosa che verrà fatta proprio per come contromisura rispetto ai risultati di questo questionario è quella di fare maggiori incontri nell'ambito dei gruppi, con maggiori... cambiare responsabili. Dico, a Banco dei Medici c'è stato un gruppo che ha fatto l'incontro del proprio capo, hanno dovuto mettere la firma della presenza. Siamo arrivati a questo punto. Dire una cosa, viene ancora peggio, che ci sono state anche... Ricordiamoci che spesso fanno un call queste cose noi, perché i responsabili ce l'avevamo chi a Trento, chi a Torino, chi sparsi così in giro per l'Italia, a Bari. Ecco, è il collega è venuto adesso, la risposta era al suo intervento. Per chi non lo sapesse, il TIT Telecom Italia ha assunto anche 30 persone, Lo sì, sapevate questo, no? Questa è una delle poche cose che non mi dispiace sentire, se permetti. Infatti, questo è...
è una cosa positiva e si prospetta che anche si potrebbe assumere anche altro. Allora sulla logistica vi voglio, allora sulla logistica, siccome sono uscite delle voci incontrollate, qualcuno già mi ha chiamato, dice ma è vero, tutta IT sta a Santa Palomba, allora vi posso dire solo che allora noi come, come RSU di TIT, come al solito nessuno ci ha detto niente, ecco, sia chiaro, ecco. Però attenzione, attenzione, però non è che non ci hanno detto niente, c'è stato un incontro il 26 marzo scorso, c'è stato un incontro a livello nazionale. RSU povere? Ti spiego. Questo lo dice lui, non lo dico io. Nel senso, c'è stato un incontro a livello nazionale il 26 marzo dove si è parlato di tutto ciò che sono le sedi di Telecom Italia. Si vuole fare una razionalizzazione di tutte le sedi Telecom perché si paga troppo d'affitto. Ma non è stato quali sono le sedi che chiuderanno adesso di TIT o altro, quella... Le slide riguardano solo Valcannuta, 186. Le scuole, che ricordo che aspetto che chiude almeno da 1 anno e mezzo. Quindi, per cui. Comunque, lasciamo per Pieno. Parco Medici deve chiudere da 15 anni. Comunque, allora, per ora. Sono soltanto voci, allora, nel senso, l'azienda ci ha prospettato un qualcosa dove ancora ci deve comunicare in veste ufficiali quali sono le sedi che chiuderanno. Oppure quelli che rimarranno per IT, per catering o altro. Non c'è scritto nella slide che ufficiale, no, non è nella slide, è stato qualcuno l'ha scritto all'interno di una mail, io ho parlato con l'RSU, no, non c'è le slide. Io ho parlato con l'RSU, tirami quelle no. slide, per favore. Allora, sono slide taroccate, perché stanno nel messaggio, non stanno nelle slide. E vi dico, nell'incontro ufficiale che c'è stato il 26 marzo, ho parlato stamattina con RSU presente, non è stato detto questo, è stato solo detto che probabilmente, siccome la logistica, e questo lo sapevamo già come RSU TIT, che sulla logistica c'erano, sulla logistica se ne occupava Telecom Italia, la logistica di tutte le sedi per le città più grosse, si diceva che su Roma probabilmente sarebbero stati 4 poli, uno per il caring, uno per l'information technology, uno per il mondo tecnologico di Telecom e uno per tutto il resto. Però quali sono queste sedi è stato aggiunto, e sto qua evidenziato in giallo, da qualcuno. Ora se questo è stato detto può essere però nell'incontro ufficiale in cui l'azienda ha comunicato all'RSU Telecom queste informazioni non è stato detto chiaramente e non è stato proprio detto quali erano le sedi dei vari settori. È stato dettagliato solo il discorso di Valcannuta 186 che chiude a maggio e quindi ci sono dei trasferimenti e che si riorganizzano le navette, alcuni servizi tipo l'asilo, la palestra. Allora, però se però perché visto, perché a 180 ci puliscono nemmeno che ce la puliamo da soli, ma stiamo scherzando. Scusa, che c'entra sto fatto con l'asilo e con la palestra? Sì, io capisco il collegamento. Sì. Spende i soldi dell'anno. No, no, allora anch'io su questo punto, infatti, vi dico, io voglio approfittare del fatto che adesso stiamo tutti qua insieme e vi invito a riuniamoci mezz'ora, scriviamo una mail, mandiamola al personale, perché non è più possibile su Santa Palomba che continuiamo a stare in questa situazione. L'abbiamo detto più volte, così come voi lo dite. Noi abbiamo la situazione detto. Ce l'abbiamo ad Acilia. No, non è proprio qua, queste buche qua non c'è stato. Ragazzi, venite ad Acilia. Venite ad Acilia. E scriviamolo pure per Acilia. Però. Esatto. Io vi posso garantire che ci sono delle orate. Oh. Io non so più come faccio. Allora, scusate, per via degli astrini. Più volte noi abbiamo interessato l'HR e più delle volte è intervenuta l'azienda e ha risolto alla meglio la cosa. Con la Romanella, come dite a Roma. No? Allora, giustamente l'azienda ci dice, ma perché dobbiamo farlo soltanto noi e il comune di Pomezia non lo fa, il comune di Pavona non lo fa e il consorzio non lo fa? La strada è privata. Bravo, perché la strada è privata.
Allora, mettere allora la nostra azienda ci deve garantire l'accesso alla sede. E io ho detto, l'azienda ci deve garantire l'accesso, perché questa cosa l'abbiamo detta già da anni. Cioè non è possibile che noi stiamo in una sede in cui via degli Agrostemmi è una strada del consorzio, e siccome le buche sono ormai delle trincee non le aggiusta più nessuno, e infatti c'è il divieto di accesso, così sono fatti tuoi se ci passi. Via degli Astrini è una strada privata su cui c'è comunque un diritto di passaggio, infatti ci passa pure il pullman con molte difficoltà, il pullman di linea entra ed esce dalle buche, però non è possibile che stiamo in una sede inaccessibile. Allora se non è accessibile la chiudiamo, insomma, no? Sì, no, poi scusami, non è che solo il giorno che abbiamo superato le buche non siamo morti, di guerra, sprofondati con una voragine, arriviamo qui, l'acqua è... Acqua salubre! Viviamo nella monnezza, le pulizie non vengono fatte. C'è gente che sta attaccando la carta alle cose, ai vetri, perché non attende. Le tende, lo so, infatti tutte queste cose. Lo so. Io sono, prima di tutto, prima di essere un dipendente, io sono un essere umano e ho diritto ad essere trattato da essere umano. Ci hanno saccheggiato le cose, le cassettiere, è venuto qualcuno a sostituirle. Vabbè, tanto inutile, mettiamo le chiavi, no? Tanto ce le aprono. Che dobbiamo fare? Lo so, infatti hanno... Ci sono altre domande? Scusa, Paolo. Dobbiamo chiudere perché stiamo se ci sono altre domande, fuori tempo. Scusa, sì, Paolo, scusa. Paolo. Scusa, facciamo l'ultima domanda perché poi dobbiamo chiudere l'assemblea. Siamo già fuori di tempo. Sì. Dite. Avete per caso messo in legame le 173 che entrano con le cause con le persone che avevano fatto causa? Avete notato se c'è qualche... Ripetiamo. Se ci sono persone che ci hanno causa e stanno entrando? Sì, ci sono. Però non è che sono... Non le chiedi... No. Sono miste. No. Sono miste. No, va bene. Cioè no obbligo, no momento, no obbligo. La solidarietà prevede i corsi, i corsi di riqualificazione. Però non è che sono obbligati, no? No, vabbè, però diciamo... Allora diciamo, corsi, no, c'è un fatto, scusa, dobbiamo ribadire. Nella solidarietà precedente avevamo la formazione che poteva essere fatta in solidarietà e quei giorni percepivi l'integrazione piena. Con questa solidarietà, siccome quella norma non era più valida, non si poteva più fare. Era un progetto regionale. Infatti l'azienda ci aveva anche provato in sede di trattativa, di dire allora nella solidarietà facciamo anche formazione. Mi ha detto va bene, però facciamo l'integrazione piena. Noi dice no, allora no, allora facciamo gli altri giorni. Però non è obbligatorio, ecco, io ho fatto la solidarietà, però non ho fatto nessun corso in questo periodo. Però secondo i secondi 2 anni no. Quindi non è obbligatorio. Giusto in sintesi, alla fine, l'Inti non è in grado di darci risposte. Chiediamo a Telecom di darci risposte, nel frattempo Telecom continua a fare quello che ha deciso di fare. E noi non abbiamo, allora, noi non abbiamo un modo per bloccarlo, no? Che tanto Telecom sono 10 anni che capito? No, non è che allora noi ora lo ribadiamo. Scusa, vabbè, finiamo le domande. No, io voglio appunto fare anche una piccola proposta di vediamo questo incontro a casa cosiddetta casa madre. Poi io ho un'immagine bellissima che tu ti ricordi perché c'eravamo tutti quando all'epoca facemmo l'incontro con Telecom e noi stavamo tutti sotto. A Corsi Italia. Secondo me una cosa del genere va fatta. Per noi siamo d'accordo. No, noi siamo d'accordo. L'importante. Noi siamo d'accordo, però vogliamo capire pure. Voi non fate lì da soli a parlare in rappresentanza di gente. Allora, io sono. Allora,
Allora, io sono d'accordo, penso qui la delegazione è d'accordo ad avere il supporto. Ma chi direbbe mai? Se voi lavoratori siete d'accordo, noi ci fa piacere. Però io... Ecco, scusate. No, io... Ha detto una cosa... come si chiama lei? Paola, scusami. La ragazza ha detto una cosa saggia. Raffaella. Raffaella ha detto... Raffaella ha detto una cosa saggia, ha detto. Noi sappiamo in che condizione stiamo, no? L'azienda come sta andando e come ci stanno trattando. Girate un attimo e guarda. Te l'ha detto... Scusate un attimo, non ho sentito che ha detto. Parliamoci, che noi siamo sciopero. Ma da quando lo sciopero deve essere una cosa che deve essere sociale? Quello che ha scusato. Ognuno di noi nessuno sta scioperare, ci vado là sotto. Poi se sto da solo in 10, perché sono stati pure in 10, io ci vado quale là sotto, se devo dire che sono incazzato. Questo è... Scusate, è l'alibi che stiamo dando da anni. No, è una la forza. Dice, okay, una realtà. E se tutti ragionano così, visto che siamo 10 non ci andiamo, non diventiamo mai più di 10. Ci accorge, è meglio che non la fai in casa mia, che la fai. A volte è meglio che non la faccio, ma allora c'ha ragione l'azienda, perché se a volte è meglio che non la faccio, è finita. No, io penso... Scusa. Una cosa che dovrei fare solo perché sono in 10. Se serve per dimostrare che non c'hai nessuno dietro, tanto vale che vai a parlare da solo. Però penso abbiamo questo. Rimesso al mandato elettorale, è finita l'elezione, abbiamo fatto nuove elezioni, le persone che stanno qua sono state votate, quindi non è che mi devo fare qualche domanda, No, nel senso, se le persone, se i comportamenti passati sono stati tutti positivi, o se c'è da cambiare e cambiamola, ditecelo che cosa dobbiamo fare, ditecelo, siamo qua per questo. Io penso che guarda, mi sembra che l'azienda nei vostri confronti si stia comportando in maniera... No, ditemelo noi che cosa dobbiamo cambiare. Quello dice, fammi finire, che ci sarebbero stati da fare 10.000 iniziative di comportamento antisindacale davanti al tribunale. Noi non facciamo i legali. Noi non facciamo i legali, allora per quello vai dal legale. Noi non facciamo il legale sul singolo. Lo so, infatti. Allora, chi fa sindacato giustamente deve fare una trattativa. Aspetta un attimo, poi parli. Poi mi rispondi. Ti spiego, ascoltami. Scusami, come ti chiami? Guglielmo, tu sai cosa deve fare un rappresentante sindacale oppure un'organizzazione sindacale? Si deve sedere... i diritti del... Perfetto, si deve sedere a un tavolo. Da quel tavolo si fa una mediazione. Non è solo strumento. Se tu parli non mi fai parlare, non mi puoi capire. Scusami, non t'ho interrotto. Allora, ti sto dicendo, ci sediamo a un tavolo, c'è la controparte e c'è l'organizzazione sindacale. Si fa una mediazione fino alla morte, anche che dura giorni. Fabrizio lo sa, dopodiché se non c'è accordo, non si trova nessun tipo di accordo, lì subentra il discorso legale, perché noi a livello sindacale non possiamo fare più altro. Se vogliamo fare sciopero, come dice la ragazza, e ci presentiamo in 10, ma non voglio entrare nel merito di chi lo fa e di chi non lo fa, perché ognuno guarda le proprie tasche, i propri interessi e le proprie cose, non ci voglio entrare. Perciò a quel punto chi fa sciopero ha un peso diverso di chi non fa sciopero. Se ci presentiamo da sotto Corsa Italia 15 persone, l'azienda si mette a ridere, perché non ci abbiamo un peso di contrattazione. Se ci presentiamo in 4.000, il peso è diverso. Brava. E allora io sto rispondendo a quello che ha detto prima lui. Io sto dicendo che c'è un motivo per cui si presentano. Siccome lui ha detto, fate vertenze, le vertenze vanno fatte dal legale, non vanno fatte dal sindacato. Poi il sindacato mette a disposizione anche i legali. Dimmi. No. Avvenisse prima del danno, forse ci sarebbe più gente. Noi l'abbiamo fatto, siamo stati coi bombi sotto Corsa Italia. Bravo, scusate. Però vabbè. Dobbiamo
Allora scusate, io però voglio dire una cosa, perché sennò diventa una manifestazione è riuscita perché c'era il ballo la vendita. C'era? C'era il ballo la vendita. Certo. Allora, quando la gente questo e allora inutile a me dite a me queste cose, però scusate, io a me dispiace che finiamo un'assemblea nella quale ognuno pensa che tanto ha responsabilità di quell'altro. Noi magari pensiamo ai lavoratori, voi pensate che noi non siamo capaci, e così non va bene, perché se, che è successo? È il tuo, mi sa, il cellulare. Ma io so, i microfoni sono accesi, no? Sì. Allora, è sbagliatissimo questo. Io penso che ci debba, io ci credo al fatto che possiamo fare delle iniziative che spostano le posizioni dell'azienda. E non è detto che dobbiamo essere all'unanimità. Io ci credo. Però è evidente che i 10-15 che vengono o non vengono, ci vengono anche rispetto agli obiettivi che ci diamo e alle possibilità anche che abbiamo di raggiungerli. Allora, io penso che in questa fase, su questa questione, noi abbiamo richiesto l'incontro e lo vogliamo, perché il tema oggi è da dove partiamo? Dal rafforzamento della missione dei TIT. Se tu dici che siamo il tuo fornitore di information technology, dimostracelo con i fatti, non con quello che stai facendo. Ovviamente ci deve essere una proporzione tra quello che a un certo punto può accadere, lo dice il vostro collega, stavamo lì sotto tutti quanti perché c'era la vendita, quindi tra alzare l'asticella rispetto a quello che possiamo fare lo dobbiamo decidere. Pensate che noi siamo per 173 che passano, portiamo la gente là sotto? Io credo di no. Credo di no, perché? Lo dico perché? Perché ho fatto già un paio di ascoltami. Allora il punto non è questo. Allora il punto è le 173 persone, il motivo no, è vabbè, lascia perdere le 173 persone. Allora, noi pensiamo che l'attività che è stata spostata adesso, riguardante grosso modo 39 persone su 2000 persone, impoverisce talmente tanto la TIT da portare tutte le sotto? Io penso di no, perché l'ho sentito nelle assemblee, c'è chi ci ha contestato, ha detto ma perché, non è vero che ci stiamo impoverendo, non è vero che porto via la parte nobile, ieri ad Aciglia, i colleghi vostri, quelli non vengono perché non pensano che in quel momento si sta impoverendo, lo pensi te perché magari ti ha portato via il tuo lavoro in quel momento, no, adesso no, non lo so dove stai a lavorare, scusami, sto a fare un esempio. Metterei proprio l'accento ancora, cioè, da non lascia perdere, ti sto, dicendo però qual è la questione. Allora noi dobbiamo saper dosare le cose che facciamo con gli obiettivi che ci poniamo, dovremmo dare la nostra proporzione, no? Però una e se devo dire dalla nebbia, bravo, che non dipende solo da noi, però perché io penso che, però ecco perché dico, siccome c'è una forte dinamicità anche nelle decisioni che prenderà dobbiamo tagliare, però. Io penso che la nebbia si possa dilatare a Fabrizio, quel punto dobbiamo chiudere, però scusate, io voglio solo ma l'abbiamo detto, io perlomeno io so se era d'accordo. Posso rispondere, non penso era chiaro quello che diceva, cioè non era perché non è chiaro. Allora, scusami, poi lo approfondiamo magari, però non voglio trattenere tutti quanti i colleghi. Allora, io sono del parere di, della sintesi che noi faremo in tutte le assemblee, perché facciamo in tutte le assemblee di Roma, noi proponiamo, invitiamo il sindacato anche a proporre delle iniziative durante l'eventuale incontro, o a sostegno, diciamo meglio, di un incontro chiarificatore sulla mission di TIT con Telecom Italia. Io ma ti spari una cartuccia così quando poi magari è una riunione introduttoria a cui ti rimandano un'altra. Allora io non ho detto, io no, quando le cose sono, cioè, allora Paolo proprio per questo, quando sappiamo se organizziamo, Paolo, proprio per questo io non ho detto io non ho detto facciamo una giornata di sciopero, io ho detto invitiamo a proporre delle iniziative, poi vediamo in base a quello che succede, in base a quello che dice, quello è un tema che vale la pena, anche in base a quello che dico nell'assemblea che fanno a Parco Medici oggi, no? Cioè non è che poi stiamo solamente noi qui, no? Oppure al fatto che a Cilia invece non hanno detto niente, capito? Scusate, però dobbiamo chiudere, io la chiuderei in questo modo. Aspetta, c'è la ragazza che deve parlare. No. Allora no, scusa, su questo forse non, quello che loro ci raccontano almeno, no? È che il trend delle aziende di information technology
di investimento nel settore informatico è decrescente. Quindi nei famosi benchmark di mercato, tutte le aziende similari a Telecom, gli investimenti in informatica si stanno riducendo. È stato anche ribadito da noi, ma nel frattempo vediamo che nel piano industriale Telecom mette nuovi soldi, investimenti su Big Data, sui CED, eccetera. Però purtroppo quegli investimenti non ricadono su di noi, perché i CED sono di Telecom Italia, non sono i DIT. Se quel servizio lo propone al cliente e ci sta dicendo, cioè ecco il punto su cui ritorniamo, no, perché ci devono venire a dire che siccome è per i clienti non è per Telecom noi non ci dobbiamo lavorare? Non è una cavolata, perché se noi siamo un'azienda informatica, e questo gli abbiamo detto pure quando hanno fatto Telecom Italia Digital Solution, cioè perché lì dentro ci deve stare un altro pezzo di informatica che poi trovo al forum che presenta il progetto col drone che vola e mi segnala sul telefono dove sta la chiamata, cioè perché non deve stare dentro di noi? Questo purtroppo, vorrei dire, è difficile proprio su queste cose, noi le diciamo a tutti gli incontri, poi i nostri nazionali, non ci siamo noi alle altre aziende, ma ci sono sempre i nostri nazionali, i nostri regionali che lo ribadiscono, però l'azienda non ci sente, è difficile su questo mobilitare, perché lo capisco come qualcuno mi dice. No, sul taglio di 200 milioni io penso che noi ci mobilitiamo, e come? Il problema adesso è vedere, no? Ma se non ci mobilitiamo per questo, ma che cosa succede? Lo so, ma io non devi convincere me. Devi convincere. È esattamente diverso, sei tu che devi convincere me. Ah, no, me no, perché non c'è bisogno. No, ma. Devi convincere qualcun altro che oggi non esatto, è. Esatto, esatto. Questo è quello che mi aspetto che accada. Ok, e per questo più informazione, più allora, senti, noi facciamo un'assemblea proprio per questo, però vi chiediamo aiuto su questo, cioè chiedeteci maggiori informazioni, diteci abbiamo fatto una mail esterna da cui inviamo le informazioni, non so se siete iscritti, non al sindacato, non sto dicendo questo, non voglio fare propaganda, se siete iscritti alla mailing list vi chiedo, non sto dicendo questo. Se non è così magari fatelo, ma se ci volete proporre delle cose ditecelo, non è un discorso di mail list, è un discorso di informazione, l'informazione siamo noi che la dobbiamo dare, per quanto mi riguarda io lo faccio da Cilia, spero di arrivare anche qui da voi, non so se anche gli altri lo faranno anche nelle altre bravissima, lo sai qual è il problema? Sai qual è il problema? Quando tu vai a chiamare una persona che sta facendo un progetto importante, sai cosa ti dice? No, adesso non mi interessa, c'ho da fare. Cioè, io devo dire che ho fatto il giro di tutto il palazzo di là, sono andata a fare... Però bella, io faccio, non si dice. Allora, io devo essere a parte di me, di fare il giro. Parlate per le liste. Dai, cominciamo a andare io, te, chiudiamo questa panza in play, perché organizzate io, non manco c'era. Ma che sto dicendo l'altro? Che volevi dire? Niente. Ma questo si è. Però è registrato, devi levare un pezzo però. Ma che è registrato?